Amici di Battista 70 Phone, abbiamo qui un camera phone molto particolare, è Panasonic Lumix CM1. Come potete vedere è una vera e propria cam con lenti Leica, che se capite un attimo di fotografia saprete bene che sono tra le migliori al mondo. Il dispositivo ovviamente ha dimensioni abbastanza importanti, parliamo di un 135,6x68 per 21,1 mm di spessore, ma d'altra parte abbiamo anche uno zoom ottico. Il display da 4 pollici e 7 in Full HD 469 ppi, processore Snapdragon 801, Adreno 330, espandibile fino a 128 GB la memoria, memoria interna da 16 GB, 2 GB di RAM, il sensore da 20 megapixel, ripeto lenti Leica, capacità di riprendere video in 4K, cam frontale da 1 megapixel e 1, che dire, è una veramente una fotocamera che telefona. Cosa particolare, quando noi dobbiamo passare da telefono a camera non ci basta far altro che fare questo gesto e abbiamo una vera e propria cam professionale con tanto di tasto per lo scatto. Come vedete abbiamo anche la possibilità di regolare l'asse, andiamo a cliccare, come vedete scatto molto veloce, abbiamo poi la possibilità di utilizzare lo zoom, ora non so, forse girando, ok, abbiamo lo zoom ottico, ora non so cosa ho preso dentro io, fermo. E lo zoom, praticamente cosa succede? Quando chiudiamo la parte telefonica rientra, quando andiamo a riattivarla lo zoom in questo caso esce. Devo dire che è veramente molto interessante, poi comunque siete patiti di fotografia, avrete la possibilità di settare tutti i vostri parametri in manuale, in automatico, come preferite. Comunque qui è touch, vedete, potete girare tranquillamente, potete metterlo, che ne so, automatico con intelligenza artificiale, chiamiamolo così, scatto intelligente Auto Plus, oppure potete scegliere di utilizzare il manuale o tante altre modalità. Insomma, che dire, è veramente, è comunque anche costruito bene, perché abbiamo questa finitura in finta pelle, comunque metallo, è davvero un bel telefono. E poi comunque non è neanche particolarmente spesso, perché parliamo di 2,1 cm, di conseguenza, ok, giusto per farvi un'idea, questo è un altro camera phone, parliamo del K Zoom di Samsung, e potete vedere che insomma a livello estetico devo dire che insomma il Panasonic è un gradino superiore, anche perché comunque abbiamo parecchia parte in metallo. Per quanto riguarda lo spessore, più o meno mi sembra che siamo lì, adesso non so di preciso quanto sia il K Zoom. Come tascabilità è un po' meglio il Leica, se abbiamo un display un pochettino più stretto. Insomma, che dire, un camera phone davvero molto ma molto interessante. Con questo concluso, un saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70 Phone.